Viola. Non vi avvicinate, restate lì. Come mi avete chiamato un attimo fa? Viola, io... Perdonatemi, l'ho detto così, senza pensarci. Solo una persona nella mia vita mi ha chiamato così. Ma è stato tanto tempo fa. Sediamoci là. Cerco qualcosa da mettervi addosso. Vi prego. Va bene. Qualche anno fa, mio padre fu costretto a lasciare Venezia e trasferirsi con tutti noi in campagna. Un bel posto, ma molto triste. Andate avanti. Raccontate, mi piace ascoltarvi. Sotto questo mantello posso sentire il vostro calore. Io sento il vostro. Mi va bene. Anche a me va bene. Voi non siete malato. E chi lo sa? Forse sì. Parlatemi ancora della vostra famiglia. Avete fratelli? No, ho una sorella. Ha 20 anni. Ed è in procinto di sposarsi. Andrà a Torino con il marito. È stata soltanto una mia impressione o mi avete sfiorato la mano? Non lo so, credo di sì. Riesco a sentire il vostro polso. Il battito del cuore. Tenete. Venite, non temete. Appoggiatevi a me. Appoggiatevi. Prendetemi quel bicchiere. C'è del Laudano, mi calmerà. Forse di là c'è un dottore. Vado subito a cercarlo. No, no. Non voglio vedere, dottore. No, voglio solo restare qui, in silenzio, accanto a te. Mi avete dato del tu. Ve ne siete accorta? Hai usato il tu? Tutti quelli che amo. E da quando mi amate? Da quando mi hai chiamato Viola. Io credevo che tu, insomma, lo sanno tutti qui a Milano chi è Violetta Valeri. E chi è? Avanti, dimmelo. So che qui a Milano da poco. Prima stava a Parigi, così si dice. So che è elegante, discreta, parla più di una lingua, suona il piano. Sì, va avanti, ti ascolto. E so che ogni tanto permette a qualcuno di passare una notte con lei. È un privilegio riservato a pochissimi e solo quando le camelie del suo palco sono bianche. Cosa vuol dire? È un segnale. Quando le camelie del suo palco sono bianche vuol dire che è disponibile. Se sono rosse, no. Dimmi che altro sai. Che è sotto la protezione del Duca di Sagrado.
Sì, l'ho conosciuto. Pare che il vecchio duca abbia ravvisato in lei una certa somiglianza con una figlia che gli è morta quando aveva 16 anni. Ma sono in pochi a credere che le cose stiano proprio così. E pensare che ieri stavo per innamorarmi di lei. E non saresti il solo. Da quando è arrivato in città si sono innamorati di lei perlomeno in 100.000. Ma nessuno studente. Sai perché? No. E non voglio saperlo. La bella Violetta costa molto. Ho capito. Va bene, ora basta. E che ho detto di male? Ti ho detto di finirla. Guarda che sto parlando di Violetta Valerino, non è il caso che te la prendi tanto. Non mi interessano i tuoi commenti, mi sono spiegato. Tienili per te. Tutto questo è accaduto poco più di 2 anni fa. Solo 2 anni. E sembra invece passato tanto tempo. Alfredo ora è in prigione, sapete? L'ho sentito dire. È vero che con altri ha progettato di assassinare Radeschi? Non lo so. Si dice che alcuni di loro siano stati torturati e abbiano confessato. Ma chi non confesserebbe sotto tortura? Ecco, siamo arrivati alla casa. Signora ha lasciato a me. Annina, è l'avvocato Caleffi. È qui da parte della sorella di Violetta. Signore. Curioso. Ogni oggetto ha un'iniziale diversa. Regali ricevuti da amici diversi? Sì, signore. E ogni uomo diverso, un po' di vita in meno. Sarebbe cortese portare a sua sorella un oggetto personale. Un anello, un medaglione, o soltanto una lettera o un diario, per esempio. No, non c'è rimasto più nulla. Però, aspettate, una cosa c'è. Questo libro. La signora e il signor Alfredo l'hanno usato per comunicare durante tutto il periodo in cui il signore è stato in carcere. Buongiorno. Allora è qui che vi tengono. Gli inglesi hanno ragione quando dicono che l'Italia non è un paese civile. Prendetevela con chi le impedisce di esserlo. Qui comanda l'impero, non l'Italia. A proposito, io... Scusate, non mi sono presentato. Mi chiamo Antonio Caleffi, sono un avvocato. E sono venuto a darvi questo. Credo che appartenga a voi. Chi ve l'ha dato? Annina, ieri pomeriggio. Dove? A casa di Violetta? Sì. Voi la conoscevate? No, no, no. Sono qui per conto della sorella. Io devo chiedervi di dirmi la verità. Quale verità? Siete rinchiuso qui dentro senza un processo. Siete accusato di aver architettato un assassinio, delle attività segrete, dei complotti, in pratica di essere una spia per conto dei Savoia. E con voi accusano Madame Valerie. Violetta è una spia? Ma che dite? Oh, io ho le conoscenze per tirarvi fuori di prigione, ma se volete il mio aiuto, voi dovete aiutare me. Sì, insomma, dovete raccontarmi tutto. Non vi seguo. Tutto cosa? La vostra storia con Violetta Valerie coincise con l'inizio della rivolta dello scorso anno, non è così? Sì, ma fu un caso. L'avevo vista una volta. Ero stato a casa sua. Lei si era sentita male. Dopo quella sera decisi che non l'avrei rivista mai più. E avete tenuto fede alla vostra decisione? Vi tenni fede.
Ma qualche tempo dopo, al termine di una riunione con gli universitari, improvvisamente vidi passare la sua carrozza. No. Ferma! Alfredo! Alfredo, ma dove vai? Prego. Sono contenta di vederti. In realtà ti stavo cercando. Mi stavi cercando? Perché? Perché stanotte ti ho sognato. Eri affacciato a una finestra e guardavi la gente che passeggiava in una piccola piazza. E poi a un certo punto passava tua sorella e tu le facevi... Shh, dorme. Non lo so, ho pensato che ti riferissi a me, ma non ero sicura. Mi era venuta voglia di chiedertelo. Vogliamo camminare o ce ne restiamo qui a fare le belle statuine sotto gli occhi di tutti? Anch'io t'ho sognato. Anzi, ti sogno ogni notte, in continuazione. Sogno di accarezzare i tuoi capelli. Sogno di accarezzare il tuo viso, le tue labbra, tutto. Ti ci vorrebbe un sacco di tempo. Tanto meglio. Visto che ho intenzione di passare il resto della mia vita con te. Tu dici cose che non direbbe nessuno. Viola, in questi giorni non ho fatto altro che pensare a te. Ogni ora, ogni istante. E quando ti ho visto, ho temuto che mi scoppiasse il cuore. Sì, è stata come una benedizione del cielo. Sei apparsa bella e radiosa, come la Vergine Maria sugli altari delle chiese. Tu non sai quello che dici. Ah, sì, che lo so. So che ti amo. Che questo amore è un dono meraviglioso che ci ha fatto la vita. E se tu non lo accetterai, io me ne andrò da questa città, perché sarebbe impossibile per me vivere sotto lo stesso cielo, col timore di incontrarti. Dimmi di no e io scomparirò dalla tua vita per sempre. Fammi salire da te. No, ora no. Allora dimmi quando potrò rivederti. Quando questa sarà sfiorita. Domani? Sì. Domani. Vieni un po' prima di mezzanotte.